Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Puntata esperimento! Allora, cominciamo dalle basi. Bentornati a Risolto Giallo, da Alessia Sorgato. E questa è andata. Benvenuti anche da Niccolò Mazzavillani. Ospiti, si presentino. Edgardo Fiorillo, Stefano De Bellis. Si No, mi avvicinino al ripeta il microfono nome. e lo ridicano. Edgardo Fiorillo, Edgardo. sì. Scomodo Bellissimo. anche per l'aereo perché Edgardo. è Gaggo Fiorillo pronunciato da me. No, il mio è più semplice, Stefano De Bellis. Ok, le R sono finite tutte dall'altra parte. Giusto. Lo so che li conoscete, ma il giochino lo facciamo con Mazzavillani oggi. Premettendo che io non so niente, cioè io non so assolutamente niente. Lui non sa niente. Noi tre, cattivi come fa Cocceri, abbiamo deciso di far intuire, indovinare al nostro Nick di che parlano i romanzi di questa fantastica coppia di scrittori, facendogli vedere solo le copertine. E le facciamo vedere anche a voi. Che cosa ti Qua. viene in mente, Qui si va Mazzavillani? sullo storico. Qui siamo in un giallo storico. Uno. Due, già bene, senso. Cioè, sono due gialli storici. Che dite? Passa? E già è un buon punto. È Ambientati dove? nell'antica Roma è pure quello. Ah! E fa due. Assolutamente. Facciamogli la terza. Chi è il personaggio principale? Boh, questo. Vabbè, hai ragione, Qui mi chiedi veramente Mazzavillani. troppo. Hai ragione, chiediamolo a loro. Chi sono i protagonisti? Tra l'altro è fantastica questa cosa, due gialli storici, secondo me sono fantastici, più che altro perché innanzitutto immagino che ci sia stato un gran lavoro di ricerca e poi anche i metodi proprio per cercare, cioè vado io, ripeto, io non so nulla, i vari metodi per cercare di scoprire chi è l'assassino. Cioè, quindi Guarda, andiamo subito, chi è il vadino. protagonista? Innanzitutto c'è un protagonista, più protagonisti? Ci sono più protagonisti. Più Entrambi vicini. i gialli sono due libri corali sostanzialmente. Il protagonista, ci sono due, se vogliamo, protagonisti che fanno un po' da punti di riferimento per quanto riguarda la narrazione, che sono Cicerone, che tendenzialmente abbastanza conosciuto, e poi invece un personaggio fittizio che si chiama Tito Annio Tuscolano per gli amici Tito, che è invece un ex centurione, un ex militare, uno che lavora per Marco Licinio Crasso, altro personaggio storico noto, e fa il riscossore, il cacciatore di uomini, e all'occorrenza, anche se c'è da fare andare le mani, il ragazzo è robusto e fa andare. Il romanzo però è corale perché i personaggi che li circondano hanno voce e hanno delle belle parti. Quindi diciamo che ci sono due protagonisti, ma in realtà il protagonista fondamentale alla fine è Roma, è la Repubblica Romana della fine, del periodo che precede il Principato, precede diciamo anche il Primo Triumvirato. E quindi è come dire, proprio un coro che racconta in qualche modo l'epoca, nel contesto di vicende che sono in larga parte vere e in larga parte naturalmente romanzate. Dunque, la parte vera immagino sia la parte storica. La ricostruzione di essa è appannaggio di uno solo di voi due? Vi dividete il lavoro così? Oppure la parte preparatoria, diciamo così, della ricostruzione, dell'ambientazione? Perché io ho letto che voi andate a controllare anche che cosa si mangiasse, che cosa si bevesse, a volte tirate fuori delle schifezze che, mamma mia, quel putridume di pesce irrancidito, com'è che si chiama? Garum. Che mi ricordo che quando vai a Pompei a un certo punto ti fanno vedere una specie di bar dell'epoca con i buchi, l'avete visto, no? Che erano dove trattenevano il giro, e dice, questo è quello del Garum, puzza ancora. Sì,
È un po' come quel pesce, quella ringa affumicata. Di dov'è? In Islanda anche mettono il pesce sottoterra. In Svezia mi pare che sia. C'è un cioè quella ringa affumicata che apri, cioè, poi che è, un che sì, è lui il cadavere, il garo. Allora, no, dicevamo, vi suddividete il compito? Ma, allora, diciamo che ci sono la parte storica di entrambi, nel senso che comunque siamo tutti e due appassionati di storia. Diciamo che su determinati periodi magari ho leggiucchiato un po' più io rispetto a lui, come d'altronde lui ha fatto in altri ambiti, su altre parti. Sicuramente questo periodo era un periodo elettivo per entrambi, cioè piaceva a tutte e due, quindi non abbiamo avuto difficoltà a trovare... Ma vi piaceva già all'epoca della scuola o è un amore postumo, come il mio per i Promessi Sposi? No, io ce l'ho avuto sempre fin da piccolo. Forse perché essendo nato a Roma e allora è un po' e chiamandoti De Bellis. De Bellis non è un cognome in effetti, De Bellis Gallici. Battuta che gli avranno fatto a tutte le presentazioni. No, io in realtà forse suona anche forse passatemelo un po' retorica, un po', però io mi divertivo perché trovavo più interessanti le storie lette della storia che mi sembravano più romanzate certe volte di romanzi fantasiosi, eccetera, perché certe volte la realtà supera la fantasia e poi tu dici ma veramente è successa sta roba qua, per cui e da lì è stato un po' una ciliegina, tutto è nato dalle cartine. Comunque mi piaceva vedere le cartine, queste le quali, conquiste, quali cartine? Le cartine no cartine innocentissime. No, se no, rollando bene, era venuta l'idea. Il risico, tutto nasce dal risico. Uno scopre la Yakuza, partite interminabili, ma amicizie finite. Esatto, per chi l'ha vissuta, per cui la Kamchatka. Esatto, esatto. Quanta gente ha conosciuto la Yakuza, la Kamchatka dal risico? Tutti. Perché io sinceramente... E quanti hanno conosciuto la sfiga attaccando con quattro carri armati contro uno e perdendoli a botta una alla volta? Cioè, quindi... I traumi infantili di Valsavillani. Esatto, esatto. Rimasti molto, molto vivi. Ma insomma, praticamente, insomma, dalle cartine e quant'altro. E poi delle... Le cartine delle battaglie? Le cartine, cioè, sempre delle battaglie. Mappe, diciamo le mappe. E da lì poi è stato un po' un crescendo. È stato poi Edgardo una e Cicero. Cicerone chi l'ha scelto? Cicerone è stato scelto, allora diciamo così, la selezione del periodo ha contribuito, alla selezione del periodo ha contribuito molto Stefano, appunto perché come diceva il suo background è più, io ero più spostato sulla seconda guerra mondiale, guerra fredda e quindi ero proprio in un'altra epoca, poi la storia romana la conoscevo ma non approfonditamente come lui. Il soggetto è stato scelto insieme perché quando abbiamo deciso di ambientare lì la storia in quel periodo abbiamo iniziato a cercare un soggetto perché siamo partiti da quello, dalla scelta del periodo, e siccome sia Stefano siamo molto attratti dal caos in generale, dalla confusione, la fine della Repubblica è un periodo meravigliosamente caotico e quelli che ci vivevano guerre civili, instabilità sociale, eccetera. Chiaramente per noi è divertente, per loro lo è stato meno, ma per noi è divertente perché all'epoca emergevano personaggi di grande forza, di grande energia, perché la Repubblica debole scivolava verso l'uomo forte, diciamo così. E quindi quando poi Stefano un mattino stavamo facendo colazione, avevamo deciso di incontrarci per colazione perché stavamo cacciando, abbiamo cacciato per quanti mesi? 2 o 3 mesi il soggetto forse. Cacciando nel senso con i fucili nella campagna? Sì, direttamente con le lance perché si dovevano avvicinare al periodo storico. No, quindi... no, vabbè, perché loro vengono da Piacenza, quindi ci sta, Piacenza è pieno di cinghiali, lo so bene perché ormai praticamente mia sorella si è trasferita a vivere lì. E mi dice che il suo più grande terrore è pigliarne uno in macchina di notte, perché è chiaro che vince il cinghiale. Il cinghiale che piglia te, non sei tu che pigli lui, in effetti, però comunque... Edgardo, bellissimo questo nome, Edgardo. Bellissimo. Tuo figlio si chiamerà così, dai. Lo metto nella lista dei... Dai, cammini. Arianna, preparati. Sei responsabile. No, ci stavi dicendo come siete arrivati poi alla scelta... appunto, dopo 3 mesi di ricerca, più o meno,
un mattino Stefano si presenta con una biografia di Silla, Lucio Cornelio Silla, dittatore romano. Okay. Scritta da quale pazzo? Da Carcopinò, in quel caso lì specifico da Carcopinò. Che citava proprio espressamente il caso che poi noi siamo andati a descrivere nel libro, proprio come un caso politico. E chiaramente Carcopinò è un grandissimo storico, faceva tutta una disamina del momento, degli interessi, di quello che aveva significato quel determinato processo. E siccome noi tirare fuori un personaggio come Cicerone lì sul piedistallo, chiaramente uno ha sempre un attimino un po' di timore reverenziale, perché dici sempre vabbè, lo devi tirare giù comunque da quella. Ma l'hanno molto umanizzato, adesso mi è molto più simpatico. Al netto del fatto che il mio esame di maturità scritto di latino era Cicerone. Ecco. Ma tutti abbiamo un po' di ricordi col mal di stomaco. Tutti abbiamo dei traumi. Ce l'aveva lui il mal di stomaco e ha voluto far sì che anche voi lo avete umanizzato. Ma perché noi abbiamo avuto la possibilità di prenderlo, e questa è stata subito una cosa che a noi andava bene, di prenderlo da giovane. Cioè, non è il Cicerone anziano, quindi quello che tutti conoscono, quello che o bene o male appunto hanno visto sulle versioni o hanno studiato così. Era un Cicerone che... E poi anche la bellezza di indagare questi personaggi con la loro umanità. Cioè, nel senso, Cicerone avrà avuto le sue paure, avrà avuto le sue ansie, e non penso... È uno che se la raccontava bellamente, appunto, visto anche le sue orazioni. E quindi da lì abbiamo detto, indaghiamo questo Cicerone che appunto avrà avuto una paura folle per affrontare una situazione di quel genere, e da lì allora abbiamo detto, guarda un po', la situazione è quella che piace, questo è un ottimo caso, e allora da lì abbiamo fatto quindi tutti e due. Il caso processuale che fa da core board del diritto dei lupi è realmente accaduto. È un'orazione storica, assolutamente, la prima che c'è, in realtà la seconda, ma diciamo la prima di, chiamiamola, diritto penale, con ditelo ancora. Perché in realtà c'è un'orazione precedente, ma è di una cosa commerciale, una cosa di soldi, legati ai soldi, quindi lì invece c'è un omicidio, e quindi ed è la sua prima vera orazione, che anche lì se l'è un po' chiaramente raccontata, perché se l'è riscritta pro domo sua, perché Cicerone era così, ma in realtà erano tutti così, cioè non è che poi Cicerone era sicuramente molto abile a rimettere a posto le carte come voleva. E comunque, insomma, abbiamo letto quella parte lì insieme alle cose e abbiamo deciso che quella poteva essere effettivamente una buona traccia. E questo? Il nuovo Lerini. Il nuovo parte invece da un dettaglio. Mentre qui la colonna portale, la spina dorsale del libro è costruito su un caso reale, lì è stato un dettaglio di uno scritto di Plutarco e poi riportato anche da Appiano, che non possiamo citare perché altrimenti spoilereremmo clamorosamente, mi spiace. No, pensavo ci fossero i diritti d'autore. No, sono estinti, magari sono già andati. No, però da un dettaglio della biografia che Plutarco fa, della biografia del profilo che Plutarco traccia di Quinto Sertorio. Perché noi partiamo sempre dalla ricerca del, diciamo, villain, dell'antagonista, no? Come qui avevamo cercato Silla, lì avevamo trovato Sertorio. E Sertorio è un personaggio molto particolare, poco conosciuto, in Spagna molto più conosciuto. Sì, comunque trovi poche fonti anche là. In Spagna, anche perché comunque le fonti sostanzialmente sono appunto quelle di Plutarco e Appiano. Poi non è che anche a livello di analisi storica, se uno va a leggere, puntualmente trova citate un sacco di volte appunto questi due autori, con tutti i se e i ma di questi due autori, chiaramente, perché Sertorio è un personaggio nelle rini di questi ragazzi che poteva essere tranquillamente interpretato da un Marlon Brando ormai vero Edgardo, ormai decaduto, finire da una trama di Conrad, perché è un po' quello, no? Ci siamo intesi, ma voi non avete capito. Però è una specie di colonnello Kurtz. Questo esatto, questo esattamente a lui che pensavo. Interessante. Quanto tempo vi ha richiesto di
Quanto tempo vi ha richiesto di studio, di indagine? Allora, in realtà sulla, diciamo, sul diritto dei lupi molto più tempo, perché il periodo non è così indagato e soprattutto non abbiamo così tante fonti come per l'impero, per dire. Già un secolo dopo, un 150 anni dopo, che siamo in pieno principato, abbiamo molte più notizie, anche semplicemente su come è strutturata la città. Noi abbiamo avuto difficoltà anche a capire com'era la Roma di quel momento lì, perché comunque palazzi venivano distrutti, intere zone venivano incendiati. La Roma non è la Roma sicuramente di oggi, certo. E neanche la Roma, appunto, come diceva Augusto, ho trovato Roma fatta di legno, adesso la lascio di marmo, ecco. E quindi era una Roma che, appunto, gli incendi potevano essere all'ordine del giorno, soprattutto nelle zone povere, ma anche ad esempio l'incendio della Curia. Abbiamo scoperto proprio in quel periodo lì che la Curia era stata incendiata, ma noi non abbiamo una piantina di Roma di quel periodo lì da capire esattamente o come era stata ricostruita, eccetera eccetera. Per cui ci sono state delle difficoltà in questo senso, anche capire come erano fatte determinate cose, anche semplicemente la vita comune di una persona. Abbiamo tante notizie dopo su come vivevano, su quello che utilizzavano normalmente la gente comune. In questo periodo ne abbiamo molti di meno, quindi lì abbiamo utilizzato molto più tempo. Il secondo, tra virgolette, di meno, nel senso che abbiamo fatto tesoro di quello che abbiamo utilizzato nel primo, e quindi in quel senso abbiamo appunto utilizzato meno, abbiamo avuto un meno dispendio, diciamo, di energie. Tra ricerca e stesura in che percentuali siamo? Sicuramente più la ricerca e la progettazione. Sì. Questo è fuori la stesura è la parte meno, almeno dal nostro punto di vista, paradossalmente meno impegnativa, è quasi un sollievo, perché una volta finita la ricerca finalmente sei libero. Sgravate! Santo cielo, dopo è che lavorando in due noi abbiamo un metodo di progettazione, di produzione, che è piuttosto simile a quello che potrebbe avere un team di scrittura in ambiti diversi come la sceneggiatura, perché noi dobbiamo condividere tutto per sapere esattamente quello che certo. stiamo facendo, anche perché non è che ci dividiamo due linee narrative, diciamo tu ti occupi di Cicerone e tu ti occupi di Tito, semplicemente avanziamo in maniera più o meno equilibrata in modo che l'impronta di uno e dell'altro cada su tutti i personaggi. Quindi se qualcuno leggesse quel libro non riconoscerebbe né me né lui, per fortuna, perché altrimenti ci sarebbe un problema. Poi c'è una passata di editing fatta in maniera un po' più individuale, in modo tale da uniformare bene lo stile, però poi alla fine... Io credo che gli scrittori che scrivono in coppia facciano doppio lavoro rispetto a chi lo fa da solo, quindi ancora più encomiabili. e sì, anche perché il rapporto non deve essere fusionale. Voi mantenete... una identità. Personalità, per esempio Stefano mi ha risposto subito, De Belli sto ancora, Fiorillo sto ancora aspettando, quindi anche nella vita privata sono due personaggi completamente diversi l'uno dall'altro. Ma infatti, però accomunati dalla passione verso la storia, ma Stefano consulente informatico amministrativo, Edgardo è un biologo divulgatore scientifico, quindi cioè, nulla che abbia a che fare con la storia romana. Nulla che abbia a che fare con il contesto, quindi con studi, diciamo, studi umanistici, diciamo. Che magari hanno fatto. No, no. No, perché io ho fatto economia e lui appunto biologia. Siamo semplicemente. Quindi la storia è stata una via di fuga, ecco, da tutti questi numeri. Per me sicuramente, sempre. Diciamo che poi le due anime sono, cioè siamo complementari, nel senso che io sono la parte un po' più noir e lui è la parte un po' più storica. Quindi ci mischiamo in questo modo e il prodotto poi si spera che sia. Che bravi, eh? Bravi. Come fate a scrivere? Ciascuno lo fa a casa sua? Vi telefonate? Vi scambiate i file? Riunioni regolari. Noi abbiamo non esattamente un piano di produzione, ma qualcosa di molto simile, anche perché poi effettivamente le vite di entrambi sono diverse, quindi
Però in linea di principio abbiamo un piano di scrittura, poi riunione, confronto, mi piace quello, non mi piace quello, litigi e poi dopo si torna a scrivere e via così. Adesso rischiamo di litigare anche noi, ma ahimè... Il tempo è tiranno. Domanda lampo, state scrivendo? Il prossimo romanzo? Lo stiamo progettando. Ottimo, allora noi vi aspettiamo. Io ne avrei un'altra, ma saranno velocissimi a rispondere. I vostri insegnanti del liceo? Conoscono i vostri libri? Sì. Hanno fatto in tempo? Sì. La mia insegnante di storia e filosofia è venuta alla presentazione del. Non è la stessa? Non andavate a scuola insieme? Stesso liceo, stesso diverse liceo classi. Ma diverse classi. Ah, ok, e vi hanno detto non avrei mai immaginato? oppure invece avevi tutte le. Non no, vi hanno nel detto mio niente. Caso specifico se l'aspettava. Perché comunque io anche da ragazzino qualche storiella la scrivevo e poi ero noto. Ok. No, nel mio caso in realtà purtroppo la mia prof era, cioè, era mancata e quindi non ha potuto gustare, non ha potuto insultarmi. Esatto, ma è Su che dice, se tu lo pensi, ma io sono qua che ho trovato l'errore, aspetta che te lo faccio sognare adesso. Questo è sicuro. Carissimi risoltisti, allora vi facciamo rivedere Il diritto dei lupi, vi facciamo vedere La stagione delle rinni e ci accomiatiamo da questa fantastica, formidabile, simpaticissima coppia di scrittori che sono, ridiciamocelo bene, Edgardo Fiorillo, Stefano De Bellis. Buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo.